Lunedì 6 giugno. Memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Il giorno dopo la solennità della Pentecoste ricorre la memoria di Maria, madre della Chiesa. È stato il Papa stesso ad istituirla. Ha scelto proprio questa data subito dopo la Pentecoste, perché già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione materna, pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo. E la scelta della memoria liturgica nel lunedì dopo Pentecoste è legata proprio a questa presenza della Vergine nel Cenacolo. In questo giorno il popolo di Dio ha bisogno di soffermarsi sul ruolo di Maria, Madre della Chiesa, e lo fa tramite la liturgia che oggi ci propone. Il Vangelo odierno, infatti, ci richiama alla memoria la scena di Maria sotto la croce insieme al discepolo Giovanni. La scena della croce viene rappresentata come il momento delicato in cui nasce una nuova creatura e nasce anche la Chiesa. Infatti, senza Maria, la Chiesa non potrebbe camminare. Ecco perché Gesù ce l'ha affidata. E ognuno di noi, facente parte della Chiesa, attraverso Maria, diviene una nuova creatura. Ognuno di noi deve prendere consapevolezza che è chiamato a mettersi in gioco in prima linea. È il primo passo per appropriarsi della propria storia e diventarne protagonista. Sarà un cammino lungo e impervio. Averti paura e titubanza, ma il desiderio che ti chiama da fuori è troppo forte, come se il mondo stesse aspettando con fiato sospeso il tuo arrivo. Ma non sei solo, c'è una madre accanto a te. La madre la riconosci, perché ti incoraggia a diventare giorno dopo giorno adulto. È per te una sorgente infinita di amore, il nutrimento essenziale affinché tu possa evolvere rimanendo te stesso. Col suo amore potrai trovare il coraggio di esplorare il mondo e trasformarlo nella grazia di Dio. E Maria fa questo, ci rigenera nella grazia, purché impariamo a crescere nella statura di Cristo. La madre può diventare tale solo se la cogli nel tuo cuore e segui i suoi insegnamenti per condurre una vita santa come desidera Gesù. Sei tu che decidi di farla abitare dentro di te, come ha fatto l'Apostolo Giovanni. La madre ci sarà sempre per te. Ti ricorderà continuamente che sei figlio. A lei potrai ricorrere nei momenti bui della tua esistenza. E lei, silenziosa, instancabile, paziente, ti genererà ancora una volta la luce. Grazie, oh Gesù, perché ci hai donato Maria come madre. Senza di lei saremmo persi. E grazie, oh Maria, che ci resti accanto e ci indichi la strada da seguire. Maria, ti amiamo tanto, vogliamo essere i tuoi figli prediletti, gli apostoli del tuo amore, pronti a ricostruire la Chiesa,
che, come vedi, va in rovina. Maria, Madre della Chiesa, prega per tutti noi, in particolare per coloro che hanno una missione speciale nella Chiesa. La pace di Maria ti raggiunga. Maria ci insegnerà ad amare suo figlio come lo ha amato lei. Amen. Santa giornata nella pace di Cristo e con le mani nelle mani di Maria. Amen.